Vi faccio una metafora. Supponete che voi siete interessati a studiare un insieme di barche e delle barche conoscete tutto: il motore, le eliche, il timone, i piani di navigazione del comandante, tutto quanto. Quindi in termini di questo potete fare un sacco di previsioni. Qual è la probabilità che due barche si urtino tra di loro? Quanto tempo ci mettono ad andare dall'Europa all'America e così via? Un sacco di cose. Però non sapete nulla del mare. Per cui il fatto che ogni tanto la barca fa un'oscillazione, perché è stata colpita da un'onda, e non può comparire nella vostra teoria, perché la vostra teoria non comprende il mare. Giusto? Ecco. Allora, se voi persistete, come la scuola di Copenaghen, a dire il mare io non lo voglio vedere, dovete dire che le barche hanno un comportamento erratico, cioè ogni tanto fluttuano per i fatti loro, in una maniera impredicibile, diciamo. E questo è l'interpretazione di Copenaghen, ne è una. Einstein direbbe che bisogna capire quali sono le variabili nascoste, vuol dire che io delle barche non so tutto, ma cioè, invece no, io so proprio tutto delle barche, io quelle di cui non so niente è il mare, che non è una quantità analizzabile in barche. Ecco, sto continuando nella metafora che sto usando. Allora capite bene perché in questa terza visione la fisica quantistica torna a essere oggettiva. Torna a essere oggettiva perché la barca ha la sua fluttuazione quando è colpita da un'onda del mare. Onda del mare che può essere così intensa, per esempio essere uno tsunami, che la barca viene addirittura affondata. Quindi è possibile, i fatti fisici che non emergono minimamente dalla dinamica delle barche da sole. Una barca può essere affondata da un colpo di mare particolarmente intenso. Però per prevedere questo episodio io devo inserire il mare nella mia dottrina. E il mare cos'è? È un elemento tipicamente olistico, non analizzabile in termini spaziali e temporali. Anzi, esco dalla metafora, torno al vuoto quantistico. Il vuoto quantistico viene prima dello spazio e del tempo. Cioè è una struttura non spaziale e non temporale, perché quando introduco la relatività generale, nella relatività generale il tensore metrico è un campo fisico, cioè la struttura spaziale e temporale compare per effetto della comparsa della materia. Cioè non è concepibile una visione in cui c'è lo spazio vuoto e il tempo che scorre da solo in assenza di materia. Quindi la domanda cosa c'è prima del mondo non ha senso in questo senso, perché quel prima non ha senso perché il tempo scorre insieme alla materia, non precede in questo senso la materia. Quindi in questo modo noi che cosa abbiamo? Abbiamo che la realtà fisica è formata da un insieme di atomi più il vuoto. E il vuoto è l'elemento olistico, è come l'equivalente del connettivo in un organismo vivente. Cioè, l'organismo vivente è fatto solo di cellule, e fa delle cellule e del connettivo. Non potete trascurare il connettivo, non è un gas di cellule, c'è il connettivo. Ed è proprio il connettivo quello che assicura le interazioni a lunga distanza e nel tempo tra gli oggetti, che li rende olistici, che impedisce che una descrizione fondata unicamente sugli atomi, no, possa descrivere compiutamente la realtà. E questo a tutti i livelli. Quindi questo vuol dire che in accordo alla fisica quantistica, nell'ambito di questa terza scelta paradigmatica, ogni sistema fisico è complesso, incluso l'elettrone singolo. È un sistema complesso. Descrivibile quindi da una teoria complessa come la teoria dei campi. Quindi in questo senso la meccanica quantistica, come distinta dalla teoria dei campi, è un'approssimazione semiclassica alla fisica quantistica. Perché semiclassica? Perché limita il numero di oggetti. La meccanica quantistica è la meccanica di un corpo, due corpi, 10 corpi, 234 corpi, ma comunque un numero finito di corpi. Mentre l'esistenza del vuoto mette in connessione ogni corpo con ogni altro. L'impredicibilità della fluttuazione dipende dal fatto che
il vuoto è connesso con tutta la materia esistente, incluse le galassie più lontane, e la previsione scientifica è possibile soltanto in un sistema che io possa ragionevolmente chiudere, cioè di cui possa avere il controllo. Ecco qui dove fallisce l'argomento di Popper, perché mentre gli avvenimenti sono in ultima analisi determinati dall'intero universo, io posso controllare solo gli oggetti più vicini a me, posso ampliare la tecnologia quanto voglio, posso mettere sotto controllo anche Andromeda, se vogliamo, ma non tanto lontano. Quindi non posso mai escludere, e ci sono esempi notevoli in questo senso nella storia della scienza, che esistono oggetti che io non avevo previsto che con la loro presenza determinano il fallimento di una certa esperimento. Cito solo un esempio. L'esperimento di Marconi che trasmise un segnale radio dall'America all'Europa falsificava, nel senso di Popper, una delle due seguenti teorie. O la teoria che dice, sulla base del risultato di Hertz, che le onde elettromagnetiche si propagano in linea retta, a parte deviazioni laterali dell'ordine della lunghezza d'onda, gli effetti diffrattivi, però capite che la curvatura terrestre dall'Europa all'America è ben più grande della lunghezza d'onda delle onde radio usate da Marconi. Oppure la teoria che la Terra è rotonda e non è piatta. Infatti, quando Marconi progettò l'esperimento e i giornalisti, come è successo oggi, andavano a caccia, volevano sapere, e allora Marconi dice: Marconi vuole trasmettere un segnale elettromagnetico all'Europa e agli Stati Uniti. Allora andarono dallo scienziato rinomato, purtroppo Poincaré, Poincaré non ha detto solo cose giuste, quindi, e gli disse: professore, ma che ne pensa dell'esperimento di Marconi? E lui con aria irridente disse: evidentemente al signor Marconi nessuno ha spiegato che la Terra non è piatta. E invece Marconi, che era un bell'arrogante, alzò le spalle e disse: come sono ignoranti questi professori. Fece l'esperimento e il segnale arrivò. A questo punto, in accordo a Popper, avremmo dovuto far cadere o la rotondità della Terra o il fatto che le onde elettromagnetiche si propagano in linea retta. E invece sono tutte e due cose vere. Tertium datur. Ecco, questo è il punto che danneggia Popper. Il fatto che tertium datur, e cos'era il tertium? L'esistenza della ionosfera, che a quell'epoca né Hertz, né Poincaré e tantomeno Marconi conoscevano. C'era questo strato che rifletteva le onde elettromagnetiche, per cui le onde elettromagnetiche viaggiavano in linea retta, però potevano andare oltre la curvatura terrestre perché rimbalzavano sulla ionosfera. Si poteva prevedere l'esistenza della ionosfera a quell'epoca? No, nessuno ne aveva il più lontano sospetto. E quindi ecco perché anche l'ipotesi Popper non è scientifica, perché non è falsificabile. Devo finire? Ancora qualche minuto. Benissimo. Allora vi dico l'ultima cosa. Sulla base della fisica quantistica e dell'esistenza del vuoto,